1955 esce il romanzo Ragazzi di vita e quattro anni dopo Una vita violenta. Sono romanzi che possiamo definire realisti in largo senso, perché la descrizione degli ambienti, la caratterizzazione dei personaggi sono così forti, vivi, evidenti, sembrano quasi usciti da un film realista. Però ciò che balza in primo piano per molti aspetti è la lingua di Pasolini, cioè in che modo Pasolini riscrive, se vogliamo, il dialetto. Era una caldissima giornata di luglio. Il Riccetto, che doveva farsi la prima comunione alla cresima, si era alzato già alle 5. Ma mentre scendeva giù per via di Donna Olimpia, coi calzoni grigi, lunghi e la camicetta bianca, piuttosto che un comunicando, un soldato di Gesù, pareva un pischello quando se ne va, acchittato per i Lungotevere a rimorchiare. Ragazzi di vita, più che un romanzo in senso stretto, è una serie di episodi ambientati a Roma e che ruotano attorno al personaggio centrale di Riccetto e ai suoi amici. Sono ragazzi di vita, di borgata, vivono un po' la giornata, compiono qualche furtarello, altre azioni del genere, e però, come dire, creano un gruppo per molti aspetti solidale e compiono anche delle buone azioni. Una vita violenta che riprende questi temi, riprende i personaggi, l'ambiente, le borgate, il sottoproletariato, in realtà è molto più aspro, molto più crudo, ed è sempre la storia di un personaggio con gli amici che vive anch'egli alla giornata, sono anch'essi ragazzi di vita, compiono anch'essi delle azioni anche a volte delittuose, ma è lo sfondo che conta ed è soprattutto questa figura centrale del personaggio di Tommaso.